Vallefoglia, provincia di Pesaro Urbino e Regione Marche hanno applaudito oggi il taglio del nastro del nuovo depuratore realizzato a Montecchio da Marche Multiservizi in una delle più grandi operazioni ecologiche e igienico-ambientali realizzate dall'azienda sull'asta fluviale del fiume Foglia. Un investimento da 6 milioni di euro che consentirà di raccogliere e trattare le acque reflue di origine urbana e industriale provenienti dalla rete fognaria di un'area di 4 comuni, 50.000 abitanti e circa 6.000 imprese, e che allo stesso tempo consentirà di dismettere altri 4 depuratori. Oggi inauguriamo un depuratore importante anche perché è l'ultimo degli esempi del nostro progetto principale che diceva meno depuratori, più collettori. Questo è un depuratore di carattere sovracomunale che ci consentirà di chiudere quattro piccoli depuratori e quindi abbiamo costruito questo impianto che vorrei dire passa da 10.000 abitanti equivalenti di potenzialità originaria a 30.000 e viene non solo potenziato, ma anche rinnovato con le nuove tecnologie molto più performanti dal punto di vista depurativo e quindi un contributo alla qualità dell'acqua e del fiume. È la più grande opera ambientale di risanamento igienico-sanitario di tutta questa vallata che ha oltre 50.000 abitanti di 5-6 comuni che sono confinanti. Quindi giornata bellissima, straordinaria, cambia la qualità del vivere di una comunità di questo territorio. Restituisce al territorio un impianto di depurazione, un investimento da 6 milioni che serve 30.000 abitanti equivalenti, quindi non solo Vallefoglia, Montellabate, Tavuglia, Petriano, e consentirà di dismettere 4 depuratori in una politica di Marche Multiservizi che è quella di avere meno depuratori e più collettori, perché i depuratori hanno dei costi di gestione, sono 107 nella provincia, ogni comune aveva il suo piccolo, ogni frazione il suo piccolo depuratore, quindi un'ottica di razionalizzazione, un investimento importante che è solo parte di un progetto di investimento di depurazione di tutta la vallata del Foglia di 15 milioni che è quasi ormai gran parte realizzato. Riuscire a convogliare i reflui di 40.000 abitanti della media valle del Foglia in un unico punto che poi va giù a Pesaro, a Bolgheria, all'altro grosso depuratore, credo che sia una grossa conquista per il rispetto e la tutela dei territori e dei nostri fiumi che, essendo fiumi abbastanza corti, con poche portate d'acqua durante l'estate, meritano il massimo rispetto molto più del Po. È un progetto comunque che ci consente di replicarlo anche in altri siti. Per esempio, abbiamo un progetto che abbiamo presentato sia alla Regione sia anche ai ministeri sull'Alta Valle del Foglia, perché vorremmo portare avanti l'idea di costruire un depuratore importante a Schieti e chiudere tutti i depuratori a monte e quindi collettare e depurare tutta la vallata. Quindi diciamo che la nostra progettualità in questa direzione è molto precisa e molto consapevole, ma anche credo molto performante.